tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un video diverso dal solito, vi parlo solitamente anche per quanto riguarda i prodotti skincare, cura del corpo, capelli, dei prodotti nei vari video promossi, bocciati, top e flop, ma non ho mai fatto un video dedicato alla mia skincare routine completa e quindi oggi lo voglio fare per la prima volta, sperando ovviamente vi piaccia, vi interessi e vi mostrerò quindi tutti i prodotti che ho in utilizzo al momento per la mia skincare routine invernale, così facciamo il punto, diciamo, finale di tutto quello che sto utilizzando al momento per quanto riguarda la mia skincare. Poi, man mano che terminerò qualcosa, ci saranno cambiamenti, faremo poi gli aggiornamenti e vi parlerò dei vari prodotti che andrò a scoprire. Quindi inizio, appunto, spero che vi piaccia. Mi raccomando, raggiungetemi anche su Instagram e partiamo. Prima di passare alla parte predominante del video, ovvero la skincare, vi parlo anche di qualche prodotto corpo che sto utilizzando. Allora, ho in uso questa mousse detergente, quindi sì, una body shower per il corpo di Kiko della collezione Mood Boost, e sto utilizzando lei per quanto riguarda anche la depilazione. Di solito sapete che io amo follemente la mousse di Balea, la trovo veramente fantastica sia come consistenza bella pannosa, proprio piacevole da applicare, e oltretutto mi lascia la pelle proprio liscissima quando mi depilo, quindi la amo follemente, ma devo dire che anche questa di Kiko della Mood Boost è altrettanto fantastica. Anche questa una mousse bella densa, di una bella consistenza, e lascia anche lei la pelle veramente liscissima. Ora, io non so se si trovi più questa, nel caso ve la consiglio vivamente come mousse detergente per il corpo, ma perfetta, ripeto, anche per la depilazione. Ottima. Quanto riguarda invece le creme corpo, ho praticamente quasi terminato questa crema di Mono Spa alla rosa e limone Enriched Body Cream, che è in questo barattolo non gigante, quindi questa l'ho utilizzata proprio per lo più come crema corpo per tutti i giorni al mattino, su décolleté, poi arrivo fino alla pancia, alle braccia, alla schiena, insomma alla parte superiore del corpo, quando la metto appunto solamente lì e non anche sulle gambe mattino e sera. Ho utilizzato lei, visto che il barattolone non era gigante, non era la mia crema corpo in assoluto preferita, però non mi è neanche dispiaciuta, insomma una crema che ho utilizzato abbastanza volentieri, che ormai ho quasi terminato. Non conosco il brand Mono Spa, però questi barattoloni non giganti, così come sapete tutte le creme viso che non mi piacciono per il viso, le vado a utilizzare per il décolleté, poi insomma ampio, perché ormai non riesco a stare veramente più senza crema corpo, anche perché ho la pelle del corpo abbastanza secca un po' tutto l'anno, quindi sono diventata dipendente dalla crema corpo. Poi sto utilizzando invece questa è nel flacone di Balea, la body lotion. Questa la applico quando la metto di solito su tutto il corpo, quindi quando vado ad applicarla anche sulle gambe, anche se qui è un flacone da 200 ml, non è che durerà proprio una vita. Questa, ve l'ho già detto, non è malaccio, forse una delle più decenti tra le creme corpo di Balea che ho provato, però sicuramente non la riacquisterei, perché hanno sempre il solito problema che fanno questa patina bianca, cera bianca, che bisogna tanto massaggiare, far assorbire. Poi una volta assorbita, però bisogna aspettare un pochino, non è malvagia, ma nulla di eccezionale. Invece questa crema corpo che ho iniziato a utilizzare da poco è favolosa. Qui, ecco, penso di aver trovato proprio una crema corpo esattamente come la voglio io. Peccato che sia in limited edition, e in questo barattolo, anche qui da 100 ml è poco. Questo qui invece era da, per avere un confronto, sì, 100 ml. Quindi utilizzandola su tutto il corpo, un barattolo da 100 ml vi finisce veramente, veramente in fretta. Io di questo ne vorrei un bidone, perché così esattamente come io vorrei che fosse una crema corpo. Questa è di Kiko, la Candy Body Butter Body Cream, che era uscita con la collezione per il compleanno di Kiko, la Happy Day, B-Day Bellezza. Dovrei aver tenuto anche la scatola. Eccola, infatti, perché vi dico che quello che c'è scritto è assolutamente vero. Allora, era una crema corpo uscita nel 2020 con la collezione Holiday Gems, io non l'avevo comprata, è stata poi riproposta in questa edizione speciale come bestseller. È descritta come una crema corpo profumata alla vaniglia con burro di karité, texture sensoriale a mousse, che si scioglie sulla pelle lasciandola vellutata. È favolosa. A parte che, come la vedete,
ve ne innamorate perché ha questo colore rosino che ricorda proprio quasi, non so, un dolce. È fantastica e ha proprio questa consistenza a mousse, vedete? Un po' a mousse. Il profumo alla vaniglia non si sente particolarmente, me l'aspettavo magari un po' più profumata anche visto l'aspetto che ricorda un po' un dolce, ma come l'andate a massaggiare si assorbe in un secondo, lascia la pelle morbida, idratata e vellutata, è favolosa. Sono iniziati i saldi Kiko e dubito ci sarà ancora perché è una limited edition, ma devo andare assolutamente a verificare se troverò ancora questa crema corpo perché mi piace da pazzi. Se ci sarà sicuramente la riacquisterò perché per me è favolosa, esattamente come io voglio che sia una crema corpo con una bella texture piacevole, che lasci la pelle idratata, proprio morbida, vellutata, il profumo c'è ma non è invadente, insomma. Fantastica, veramente questo prodotto di Kiko è favoloso e dovrebbe farne veramente a bidoni perché mi piace da matti. Invece, come crema mani, sto utilizzando questa di First Aid Beauty perché ho finito quella di Polar che non mi è piaciuta e adesso sto utilizzando questa crema ultra riparatrice. Ma anche qui invece non è nato l'amore, non ne manca tantissimo e quindi vedremo quale sarà la prossima che andrò a utilizzare perché anche qui sono sempre alla ricerca della crema mani che mi sconvolga. Questa lascia un pochino di patina, si assorbe abbastanza in fretta, non lascia la scia, anche qui sì, un po' di patina bianca, però non si assorbe ecco, completamente, rimane invece quella patina del prodotto che non si è assorbito completamente. Poi per terminare, per i piedi invece io utilizzo sempre le creme di balea, per i piedi mi vanno bene, devo dire che questa Intensive mi piace anche di più di quella classica che avevo già utilizzato, infatti questa è proprio nutriente con olio di noce, inca e burro di cupucau, quindi arricchita con olio di mandorle per piedi morbidi e lisci, effettivamente la trovo un po' più sì, idratante rispetto a quella classica, poi ho da provare quella Lurea, ormai questa è quasi terminata. Non vi dico che sono delle creme per i piedi che vi sconvolgeranno insomma, la pelle dei vostri piedi se avete delle secchezze molto importanti sui talloni, come magari più tipico. Ecco, non vi dico che queste vi risanano, però se non avete delle problematiche particolari, tutto sommato questa si assorbe abbastanza bene. Poi insomma, per i piedi va bene, mi dà un po' di idratazione, li lascia effettivamente un po' più morbidi e setosi al tatto, quindi non mi dispiace. Per i piedi è un prezzo che va benissimo, poi al massimo uno può utilizzare anche la crema corpo. Ma passiamo adesso alla skincare e iniziamo subito con detersione. Sapete che al mattino utilizzo solitamente un gel lavaviso, la sera faccio la doppia detersione, quindi prima mi strucco occhi e viso con olio, burro, cose varie e poi passo o a sempre un gel detergente o una mousse, tendenzialmente più la mousse alla sera. Allora, per quanto riguarda la prima fase della doppia detersione per il viso, sapete che questo è diventato il mio latte struccante preferito. Sì, direi che veramente, visto anche il punto prezzo, è il mio preferito. Mi piaceva molto anche quello di Rock, ma questo costa decisamente meno e fa egregiamente il suo lavoro, della linea Latte Fiori Rari. Non mi piace il tonico perché per me è alcol sulla mia pelle è veramente aggressivo, invece questo non contiene alcol, è indicato per pelli secche e sensibili, con rosa e gelsomino lenitiva, è proprio il latte struccante con la giusta texture che lascia la pelle morbida, che non tira assolutamente, ma non è neanche troppo grasso unto, è veramente fantastico, perfetto proprio anche se avete la pelle secca e sensibile perché non la lascia irritata. Favoloso, questo è uno di quei prodotti che non abbandonerò più. Poi è un bel flacone da 400 ml, ma sicuramente questo lo riacquisterò di sempre. Prodotto che utilizzo per struccare il viso, questo olio gel struccante alla vitamina C di Clinians. Questo è estremamente favoloso. Amo molto anche il gel detergente, sempre di questa linea alla vitamina C. L'ho terminato, ve l'ho messo anche nei preferiti del 2022. È favoloso perché lascia proprio la pelle fresca, morbida e più luminosa al mattino, è veramente ottimo. E anche quello a base di alfa
alfa-idrossiacidi o comunque c'è acido glicolico, adesso non mi ricordo esattamente, comunque sì, esattamente come l'olio gel struccante, quindi prodotti perfetti in particolare da utilizzare d'inverno. Questo lo acquisterò sicuramente per il prossimo autunno-inverno perché è favoloso, strucca molto bene il viso, non lo utilizzo io sugli occhi. E allora, l'unica cosa è che non lascia residui grassi è un nì, nel senso che è un prodotto che una volta che lo andate a rimuovere, anche quando lo andate a rimuovere, sentite che è come se facesse un po' una patina sul viso, quindi sicuramente è un prodotto che sentite l'esigenza di andare poi a risciacquare, cosa che comunque a prescindere farei. Ecco, l'unica cosa è quella che vi lascia un po' la sensazione quasi di una patina leggera sulla pelle, ma è proprio quella che poi lascia la pelle morbidissima, veramente morbidissima. Quando poi lo risciacquate anche con la mousse o col gel, wow, avete questa pelle proprio più compatta, liscia, morbida, che non tira minimamente, più luminosa, è fantastico. Abbinato poi al suo gel al mattino, avevo proprio questa pelle bella, proprio ho notato una pelle migliore in questo periodo, molto più compatta, molto più levigata, uniforme, luminosa, mi piace. Devo dire che sono comunque soddisfatta della skincare che sto facendo in questo periodo perché vedo bene la mia pelle anche in inverno, quando è solitamente più secca, spenta, e quindi ha bisogno di una botta di energia. Poi, prodotto che utilizzo sempre solamente per il viso, anche se è un'acqua micellare, e solitamente le acque micellari io provo a utilizzarle anche sugli occhi, se mi trovo bene uso proprio anche l'acqua micellare. Però questo ho sentito dire che brucia tremendamente gli occhi, quindi non ci provo neanche con i miei occhi sensibili. È l'acqua micellare bifase illuminante alla vitamina C rosa canina di Acqua alle Rose. Ho preso tutta la linea alla vitamina C di questa linea di Acqua alle Rose, pian pianino sto provando i prodotti, questo forse è il primo, se non ricordo male, perché ho anche il siero, il gel se non sbaglio, vabbè, la maschera. Allora, quest'acqua micellare appunto io la utilizzo solamente sul viso, proprio perché dicono che bruci molto gli occhi, e vi devo dire che utilizzata sul viso mi piace nel genere delle acque micellari, sicuramente olio struccante, latte struccante, io lo trovo ancora più delicato, soprattutto se si ha una pelle particolarmente irritata, sensibile e secca. Però per essere un'acqua micellare trovo che questa non me la vada invece a seccare particolarmente, non me la irrita, in questo periodo ce l'ho comunque sensibile, e la lascia effettivamente, secondo me, un po' più luminosa. E il potere struccante non è pazzesco. Devo veramente applicare un bel po' di prodotto, massaggiare bene con un dischetto, perché fa un pochino più fatica magari rispetto a un prodotto del genere, però devo dire che come mi lascia la pelle mi piace, quindi tutto sommato sul viso, alternata a questo, il latte struccante, insomma alterno un po' i prodotti, mi piace. Dirvi se la riacquisterei, ma magari anche sì, perché comunque mi lascia quell'aspetto fresco, un po' più radioso e già più bella la pelle anche durante lo struccaggio, e che non mi dispiace, anche per l'estate. Poi a base di vitamina C rosa canina, io questo effetto illuminante lo noto, è bifasica, vedete, da shakerare, e diventa di questo colore proprio giallo, che a me ricorda tantissimo una medicina, o comunque, non so se, non so, mi ricorda un qualcosa che è una polverina che si mette nell'acqua, si shakera e diventa proprio di questo giallo, ma identico, non mi ricordo quale sia, però mi ricorda esattamente quel prodotto, ecco. Quindi dai, carina comunque, per gli occhi, non so, provateci, io non ci tento. Per quanto riguarda invece gli occhi, sto portando avanti, ho quasi terminato, l'acqua micellare bifase con olio di argan di Garnier. Questa anche la utilizzo sul viso. Preferisco direi questa sul viso rispetto a lei, però contenendo anche dell'olio all'interno anche lei non rimane troppo aggressiva e poco delicata sul viso, non è la mia cosa preferita, ma riesco a usarla anche sul viso. Per gli occhi idem, non è la mia cosa preferita, ma riesco a utilizzarla. In generale io non amo per struccare gli occhi i prodotti bifasici, anche se l'olio aiuta a sciogliere meglio il make-up, ma a me questa sensazione proprio oleosa, loro scrivono che non lascia residui oleosi, non è vero, resta, comunque avete tutta la zona dell'occhio unticcia che tende poi a appannare l'occhio, a me non fa impazzire, però devo dire che tra i prodotti bifasici questa è una di quelle che rende meno l'effetto unticcio oleoso sugli occhi, non appanna particolarmente,
si riesce comunque a usare, però non è il mio prodotto preferito, lo sto terminando ormai anche per struccare gli occhi perché ho finito il mio struccante occhi di L'Oreal, quello delicato per pelli sensibili che io amo follemente, e adesso devo acquistare di scorta, lo devo ordinare, penso che ne prenderò due o tre perché quello per me è diventato proprio il prodotto migliore in assoluto per struccare gli occhi. Anche quello della Roche-Posay vi ho detto mi piace, ma quello è un piccolo prezzo, online poi ho visto che si trova scontato anche a 3 euro e penso ne farò veramente scorta perché per me è diventato essenziale. Come gel invece per andare del gel detergente per pulire il viso dopo essermi struccata con questi prodotti, sapete che ho scoperto questo gel detergente a base di retinolo, quindi perfetto da utilizzare anche lui in inverno, di Pixi, è fantastico, anche questo sicuramente per l'inverno insieme a questo prodotto lo riacquisterò sicuramente, perché anche lui ha questa consistenza in cremina, che una volta che è andata a massaggiare non fa una schiuma, rimane comunque una cremina, però deterge molto bene il viso, ve lo lascia proprio pulito con questa sensazione proprio di pelle. Anche qui la vedete più bella, compatta, veramente fantastico. Mi piace da matti e tra l'altro c'è retinolo combinato a ceramidi. Vi sentite la pelle di un liscio, di un morbido, che è una cosa meravigliosa. Veramente, veramente fantastico. Tendenzialmente se utilizzo questo non utilizzo lui, perché non voglio combinare, anche se sono prodotti a risciacquo, acidi con retinolo, insomma sono attivi abbastanza strong. Io ho la pelle sensibile, quindi evito di andarli a combinare insieme. In generale, quando utilizzo un prodotto che contiene alfa idrossiacidi, acido glicolico, retinolo, non li vado a combinare mai insieme nella skincare, sto attenta a questa cosa e lo faccio anche con questi prodotti della doppia detrazione perché altrimenti magari potrei sentire la pelle un pochino più irritata che pizzica un pochino, invece utilizzandoli da soli, no, favolosi, veramente fantastici. Fantastico questo gel detergente. Poi sapete che trovo fantastico anche questo gel detergente di Nuxe della linea Rêve de Miel. È un gel detergente che lascia la pelle proprio morbida, come dice. Questo ricorda proprio la consistenza del miele, quindi anche qui perfetto in autunno-inverno, anche proprio come texture. E questo è delicatissimo. Se avete la pelle estremamente secca, sensibile, è favoloso, vi lascia proprio la pelle anche qui morbidissima. Se avevo qualche magari zona un po' irritata, qualche secchezza in particolare, sento proprio quasi l'effetto lenitivo di questo gel. Fantastico, è meraviglioso. Altro prodotto da riacquistare sicuramente per l'autunno-inverno, è fantastico. E ho iniziato a utilizzare poi questa mousse detergente viso, quindi come mousse ho in utilizzo lei di acqua alle rose. Questa io l'ho acquistata su Amazon perché non l'ho mai vista nei vari, insomma, nelle varie catene. Invece su Amazon l'ho trovata su consiglio di uno o due di voi che l'hanno provata e a cui piaceva, l'ho acquistata e vi devo dire che è una buona mousse. Ha qualche pecca per i miei gusti. Allora, innanzitutto, anche lei sto attenta a non passarla sulla zona degli occhi perché mi avete scritto che anche questo prodotto vi brucia, quindi penso che sia un problema dei prodotti di acqua alle rose che bruciano un po' gli occhi. E oltretutto, io ho visto che c'è proprio scritto di evitare il contorno occhi. Solitamente c'è scritto di evitare il contatto con gli occhi, ma io passo il gel detergente, insomma, ad occhi chiusi anche sulla zona degli occhi. Qui c'è scritto proprio di evitare il contorno occhi, quindi questa cosa mi fa stare ancora più attenta. La massaggio, sono attenta di non prendere la zona degli occhi. Quindi io evito, ve lo segnalo nel caso magari abbiate gli occhi sensibili e volete provare questi prodotti, fateci attenzione. È bellissima a livello di erogazione perché è particolarissima, anche se non per me molto comoda, perché dovete schiacciare questi due tassini in giù e fuoriesce la mousse come se fosse proprio un petalo di rosa in alto. È carinissima, non comoda ma carinissima. Non è comoda anche perché io faccio fatica a dosare la quantità di prodotto da prelevare, me ne esce solitamente troppo. La mousse inizialmente poi ha questa consistenza pannosa che mi piace da matti. Il problema è che è una di quelle mousse che poi si sfalda. Una volta che la massaggiate sul viso perde tutta quella bella consistenza più pannosa che a me piace tantissimo e un po' mi spiace perché
perché si diventa quasi più come una schiumina, si sfalda molto e non la rende così piacevole poi nell'utilizzo e quando si massaggia sul viso. Però, nonostante questo, devo dire che lascia la pelle bella pulita, morbida, radiosa, che non tira, mi piace. Comunque mi piace poi come prodotto, come effetto. Per me le due pecche appunto sono che bisogna stare attenti al contorno occhi, anzi tre, l'erogatore simpaticissimo, carinissimo, ma scomodo e il fatto che perde un po' quella consistenza pannosa, bella densa che piace a me nelle mousse. Però tutto sommato è un'ottima mousse come effetto. Poi sapete che io amo le mousse, quindi ho sempre una mousse in utilizzo e ho scoperto la Rose Glow Mousse di Pixi, anche qui prodotto fantastico. Questa la utilizzo al mattino solitamente al posto del tonico, anche perché è più veloce, facile da applicare, comoda. E poi la mousse dà proprio quella sterzata di freschezza piacevole sul viso, perfetta per il mattino. Questa contiene 7 oli floreali, quindi la trovo particolarmente indicata sempre per l'inverno, perché proprio lascia la pelle anche qui bella morbida, quasi la lenisce un pochino. Mi piace un sacco questa mousse. E il tonico invece che utilizzo è il Gentle Facial Toner di Now Bay. Questi prodotti vi ho parlato, di alcuni anche i miei preferiti del 2022. Questo tonico è perfetto se avete anche qui una pelle sensibile, delicata. È veramente un tonico gentile, come c'è scritto, perché è veramente molto molto delicato. Oltretutto anti-aging, quindi un bel tonico. Devo dire che mi piace moltissimo, sia la mousse detergente di Now Bae che il tonico sono due prodotti che io vi consiglio di provare, perché a me sono piaciuti e stanno piacendo molto. Non mi è piaciuta tanto la crema corpo. Quando voglio fare invece una leggera esfoliazione, vado a utilizzare questi pad, i The Simple Cica Toner Pad. Ecco, come dicevo prima, se ho utilizzato il gel al retinolo, lo struccante di Clinians, non vado a utilizzare poi prodotti che ancora contengono acidi o retinolo, glicolico, quindi questi li vado a usare se mi sono struccata con il latte di L'Oreal, poi ho utilizzato questo gel detergente, anche se veramente questi pad sono favolosi di Chic. Penso si possano trovare su Notino, Amazon, credo, penso di sì, perché ve li straconsiglio veramente se volete un prodotto a pad bello impregnato di siero, che vi va proprio a fare questa leggerissima esfoliazione perfetta, indicatissima se avete una pelle sensibile, perché non mi irrita minimamente, però io ho proprio anche qui l'effetto poi di pelle più compatta, luminosa, lo noto tutto. Sono fantastici, purtroppo ormai li sto finendo. Io amo i pad, in particolare mi piacciono proprio di solito anche quelli sfoglianti, perché li trovo solitamente un po' più delicati rispetto magari ad altri prodotti, quindi ne vorrò provare sicuramente di altri, ma questi di Chinique sono una certezza, veramente fantastici. Allora, passiamo direi al contorno occhi. Sapete che per il giorno il mio contorno occhi è diventato questo di Kylie Skin, si chiama proprio contorno occhi, Kylie Skin o Kylie. In generale anche i miei prodotti make-up è molto basilare, la palette occhi, eyeshadow palette, illuminante, highlighter, quindi non ha un nome preciso, però è la sua unica linea skincare, il suo unico contorno occhi. A parte il pack bellissimo rosa, mi piace tantissimo che abbia l'applicatore fatto così col beccuccio, perché permette di applicare bene il prodotto sulla zona del contorno occhi, ed è proprio una cremina che ha quella giusta consistenza per un contorno occhi normale secco, che va a idratare, illuminare, prepara benissimo la base per il correttore. Mi piace un sacco come contorno occhi da giorno. Non ve lo consiglio solo se avete un contorno occhi estremamente secco, perché potrebbe non essere sufficientemente idratante, altrimenti per tutte le altre tipologie di pelle, secondo me è fantastico. Per la sera invece sapete, se avete visto i video dei preferiti 2022, che sto amando tantissimo questo contorno occhi di Kiko. Kiko ha delle perle, secondo me, nella skincare e dei prodotti invece di poca qualità, un po' come tutti i brand, sia economici che più costosi, però quando si trovano di buoni prodotti mi piacciono davvero tanto. Questo è un contorno occhi che ha una consistenza a balsamo, quasi un burro, quindi un po' più corposo, ma che allo stesso tempo si assorbe benissimo, non è per nulla grassunto, non lascia patina. Poi vi durerà un sacco perché ne basta poco ed è a base di retinolo, quindi
cade sempre tutto. Quindi io lo utilizzo alla sera e vi devo dire che nel lungo termine sto notando sempre più gli effetti. Proprio il contorno occhi lo noto più disteso, levigato, mi piace da matti. L'unica cosa è che avevo notato che essendo a base di retinolo mi andava a seccare un po' il contorno occhi, l'avevo più secco del solito. Solitamente se lo posso avere un pochino secco, ma non è un contorno occhi estremamente secco. Ma ho ovviato la cosa, come vi avevo detto, andando a preparare il contorno occhi con un prodotto un po' più idratante, più leggero, con un siero contorno occhi. Prima utilizzavo quello di Lancôme con la pallina fresca, piacevolissimo quel siero contorno occhi, ma ho trovato una soluzione economica perfetta, che va benissimo altrettanto, ed è questo sempre prodotto di Kiko della collezione Blossoming Beauty. Anche questo è un siero, in realtà dice a viso e occhi, io lo utilizzo per gli occhi, il refreshing, effettivamente è un prodotto piacevolissimo da andare ad applicare perché anche lui ha, vedete, la pallina, la rotellina, anche al mattino è bello fresco, decongestionante, però io lo tengo proprio da utilizzare abbinato a questo prodotto di Kiko perché ha questa consistenza proprio piacevole, fresca, leggera, che mi prepara il contorno occhi idratandolo un po', e poi vado al di sopra con un pochino di questo prodotto e io non ho più quel problema di secchezza che avevo prima. Quindi questa accoppiata di Kiko anche secondo me è validissima, soprattutto utilizzando insieme questi due prodotti. Utilizzato da solo, provato al mattino, questo rimane un pelino appiccicoso, quindi io lo trovo proprio perfetto da utilizzare insieme al balsamo contorno occhi di Kiko al retinolo. Altra accoppiata veramente favolosa. Poi, basta, come prodotti contorno occhi non ne ho altri, quindi passiamo ai sieri. Allora, un siero che non mi è piaciuto, quindi lo sto utilizzando sul décolleté, questo di Delidea. Primo prodotto che provo, ho preso anche, adesso non mi ricordo se un altro siero, l'olio struccante, insomma, speriamo che mi piaceranno di più, anche perché i prezzi non sono proprio piccini di Delidea, io li ho presi da Tigotà. Questo è un siero viso concentrato notte rigenerante, tonificante, con mirtillo e fior di loto. A me non piace assolutamente la texture, non mi piace neanche il profumo, ma la texture è di quelle tipiche che risultano collose, appiccicose, non mi piace per niente, non lo trovavo neanche idratante, insomma, un siero che metto la notte deve essere piacevole, mi deve idratare la pelle, lasciarla morbida, bello coccoloso. No, quindi lo sto portando avanti e sono praticamente a metà mettendolo, applicandolo sul décolleté. Poco male, tanto un siero poi anche per il décolleté io lo utilizzo sempre, quindi se capita quello che non mi piace, finisce sempre così. Poi sto utilizzando sempre di Kiko questo siero invece della collezione Blue Me, il Jelly Face Serum. Questo vi devo dire che è un prodotto carino, non il migliore in assoluto che abbiamo provato, nel senso che non è che veda chissà che effetto utilizzando questo siero, però è molto piacevole da applicare, non risulta particolarmente appiccicoso, ha proprio questa consistenza che sembra quasi un gel a base d'acqua, molto fresco e leggero, che al mattino proprio vi dà una sferzata di freschezza, ecco, piacevole soprattutto da quel punto di vista perché è proprio fresco, leggero, piacevole da utilizzare al mattino, idrata leggermente un pochino, lascia la pelle un pochino più morbida, ripeto, nulla di particolarmente eccezionale, però piacevole comunque da utilizzare. Invece, due sieri che ho scoperto ultimamente, anzi tre, che mi stanno piacendo da matti sono, allora, uno, anche qui molto economico, perché parliamo di cera di cupra, l'acido ialuronico. Questo acido ialuronico di cera di cupra è una bomba. Questo è un altro prodotto da riacquistare e avere di scorta perché difficilmente riesco anche a trovare dei sieri a base di acido ialuronico che mi piacciono. Tendenzialmente i sieri a base di acido ialuronico restano poi collosi, appiccicosi, è un po' una caratteristica tipica dell'acido ialuronico. Trovarli poi validi a un piccolo prezzo è difficilissimo. Questo rientrerà nelle mie scorte perché mi piace da matti. È un acido proprio ialuronico siero concentrato, idrata a fondo, rassoda la pelle, efficace a spettro completo. Io vi devo dire che noto proprio l'effetto da subito bello di un siero che va a rimpolpare la pelle, la rassoda, ma una cosa che proprio noto immediatamente è effettivamente anche un acido ialuronico che prepara bene la pelle idratandola. In più ha una texture fantastica, anche qui è acquoso, però si assorbe benissimo, non resta per nulla appiccicoso, è fantastico. Questo è un ottimo siero all'acido ialuronico ad un piccolo prezzo, mi piace da matti.
Ed è la prima volta, penso, che un acido ialuronico economico mi piaccia così tanto. Ad oggi il miglior siero idratante che proprio in assoluto abbia provato probabilmente è quello di Drunk Elephant, quello azzurro che ho provato in piccola taglia, che voglio prendere prima o poi in full size perché quello mi piace un sacco, anche per l'estate. È fantastico perché è proprio come un bicchiere d'acqua per la pelle, mi piace un sacco. Però ecco, ho trovato una soluzione economica molto molto valida, questo da notare. Invece per la sera, anche qui, altro prodottino di Drunk Elephant che avevo in piccola taglia. Per fortuna che ho preso questi mini kit perché mi hanno permesso di provare un po' di prodotti del brand e vi devo dire che effettivamente è un gran bel brand di skincare. Ha dei prezzi elevati, però ha dei prodotti, insomma, che mi sono piaciuti fino adesso molto. Il siero col tappino azzurro lo devo riacquistare in full size, assolutamente, perché mi è piaciuto troppo. Quello col tappo arancione che ha la vitamina C, quello che mi è piaciuto un po' meno. Non l'ho trovato così eccezionale. Buono, ma nulla di eccezionale rispetto al prezzo. Questo col tappo rosa a base di acido glicolico è ottimo. Questo è un fantastico siero a base di acido glicolico. Veramente, veramente ottimo. Anche qui una texture. Questo è quasi come un gel denso, però anche qui molto leggero, che si assorbe benissimo. Non è per nulla appiccicoso, sapete che per me è importante che un siero non sia fatto colla perché mi dà proprio fastidio. E ormai l'ho praticamente terminato utilizzando questo piccolo tubicino da 5 ml, 8 ml. Io ho visto proprio anche qui, quando applicate questi prodotti, questi attivi come retinolo, acido glicolico, io vedo la pelle più bella, compatta, più levigata, più liscia. Io noto proprio questa cosa rispetto a quando non utilizzo prodotti a base di acidi o retinolo come in estate. Questa cosa la noto molto e questo è fantastico perché avete un prodotto molto efficace con una texture favolosa, costoso ma veramente veramente valido. Infine, siero che non definirei proprio economico perché poi ormai l'ho rialzato i prezzi, però con vari sconti si può trovare comunque a prezzi abbordabili, che a sorpresa mi piace tantissimo, è questo, il Midnight Serum, che è diventato molto famoso perché è considerato il dupe dell'iconico siero di Estée Lauder. Ora, quello di Estée Lauder io l'ho provato per ora solamente in campioncini, devo poi testarlo nel lungo termine con tutte le mini taglie che ho. Devo dire che come texture mi è piaciuto, carino, ovviamente utilizzandolo poche volte in campioncino ancora non ho capito se è così eccezionale per il prezzo che ha, però vi posso dire che questo mi piace tantissimo e non l'avrei mai detto perché al secondo posto di questo siero negli ingredienti c'è l'alcol. E infatti voi come lo aprite e andate a sentire l'odore di questo prodotto è alcolico. E io ho detto basta, questo non andrà mai bene per la mia pelle secca, sensibile in questo momento, soprattutto sensibile. Però l'ho provato appunto per la curiosità. Invece io vi devo dire che mi piace da matti. È un siero che vado a utilizzare la sera, si chiama Midnight Serum, ma in realtà c'è scritto di applicarlo anche di giorno, però vabbè, io alterno, quindi lo uso alla sera. Questa ha una consistenza, vedete, quasi come un po' più lattiginosa. I sieri lattiginosi di solito a me piacciono moltissimo perché sono proprio coccolosi, morbidi e lasciano già la pelle particolarmente liscia, morbida e idratata. In estate si possono sostituire anche poi come unico prodotto siero e crema insieme. Allora, ha una texture che una volta che lo massaggiate sul viso vi lascia questa pelle di un morbido, di un liscio, ma immediatamente ed è proprio piacevole e coccoloso da utilizzare alla sera. E non mi irrita minimamente, anzi, io lo trovo proprio piacevole sulla pelle, anche sulla mia pelle sensibile. La mattina questa pelle di pesca liscia, morbida, idratata, è favoloso. Probabilmente bilanciato molto bene, la presenza dell'alcol in questo caso è utilizzata bene, perché l'alcol comunque ha un senso nella skincare. So che adesso non me ne intendo molto, ma fa da vicolo proprio anche per i principi attivi. Solo che probabilmente se non bilanciato bene, se in troppe quantità, non lo so. Io sulla mia pelle a volte lo sento, mi irrita, è troppo aggressivo. In questo caso è favoloso. Questo siero a me piace da matti. Vi devo dire che su di me funziona molto bene, però vi avviso che c'è, secondo me, parecchio alcol qui perché al secondo posto negli ingredienti si sente molto dalla formula, quindi poi magari è una cosa soggettiva. Su di me funziona benissimo. Poi, per
Per quanto riguarda sopracciglia, sapete, Ritual Fix in mascara di Astra, questo ce l'ho sempre di scorta, lui sempre lui è l'unico che fa una differenza un po' visibile per quanto riguarda delle sopracciglia disastrate. Per quanto riguarda creme viso, allora, quando volevo una crema viso con protezione solare ho utilizzato la Yalu Bifay Acqua Gel SPF 30, quasi ormai terminata, una buonissima crema con SPF da utilizzare con la pelle più secca in inverno. Mi ha un po' deluso in quel senso perché l'avevo presa da utilizzare in estate, quando mi interessa ancora di più avere la protezione solare, perché si ammetto che in inverno non la metto sempre tutti i giorni. Però appunto speravo di poterla utilizzare in estate, invece l'ho dovuta utilizzare in inverno. Però se solitamente volete una crema con un SPF all'interno, anche in autunno, inverno, avete una pelle secca, questa è fantastica. Poi, come crema base di vitamina C sto utilizzando sempre questa di Balea, che sapete ormai è diventata un altro must have perché è una crema fantastica, leggera, che si assorbe bene, idrata, lascia la pelle radiosa e luminosa. Poi altro must have ormai per me è l'Hydra Genius Halo Water di L'Oreal, fantastica, questa tutto l'anno per pelli più secche, per pelli sensibili, per pelli più miste, grasse, perché idrata in profondità la pelle, ma con questa texture veramente leggera che si assorbe benissimo, non pesante, anzi per me perfetta questa da utilizzare anche in estate, ma va benissimo anche adesso perché è veramente idratante, contiene aloe, quindi anche se avete la pelle sensibile è proprio piacevolissima da utilizzare. Poi sto utilizzando questa piccola taglia della Moisture Surge di Clinique. Io amo questa linea di Clinique, amo il contorno occhi, amo anche questa crema, anche qui bella idratante ma con una texture leggera che si assorbe perfettamente. Infatti mi piace da utilizzare proprio anche al mattino come pre-makeup. L'unica cosa è che sono quelle creme che lasciano un po' quel finish siliconico, che a me piace perché mi dà proprio quella sensazione quasi di pelle un po' vellutata, particolarmente morbida. Però ecco, magari, non so, se non vi piace quella sensorialità, magari non l'apprezzerete così tanto, la trovo favolosa. Poi, sto utilizzando questa crema di Laneige, la Radiance Sea Cream. Speravo fosse veramente una crema valida perché di Laneige mi piacciono diversi prodotti a base di vitamina C, invece è terrificante, è pesante, unta, grassa, non si assorbe. La sto utilizzando sul décolleté, per fortuna era una taglia molto piccina, ma delusione totale. Poi per la sera, questo balsamo viso Nuxe Rêve de Miel, favoloso, anche qui se avete una pelle estremamente secca, molto secca, sensibile, irritata perché lenisce, idrata, vi lascia la mattina proprio una pelle anche qui di pesca, liscissima, morbidissima, però è bello corposo, un pochino mi lascia quella patina, si assorbe, però lo sento come un prodotto presente sulla mia pelle. In questa stagione va benissimo, ma proprio solo adesso perché è veramente bello corposo. Alterno sempre quando la pelle è estremamente secca e sensibile con la maschera Intensive Mask di Cica Pair. Questa rimane un pochino meno unta, diciamo, meno pesantina come texture rispetto al balsamo di Nuxe. Però anche lei è favolosa perché proprio è perfetta per una pelle sensibile, vilenisce rossori, meravigliosa, veramente fantastica. Scopertona di Kiko, sempre della collezione Happy B-Day Bellezza, quindi crema viso e crema corpo. Io vi consiglio di segnarvele se le trovate perché sono ottime. Questa è la Nourishing Face Cream. È questo bel barattolone di questa crema viso che consiglio anche qui per le pelli da più normali secche, molto secche, al massimo miste, magari utilizzate anche la sera, perché è una crema bella, bella, idratante, nutriente, però con questa texture per nulla pesante. Se un prodotto come il balsamo, la crema viso balsamo di Nuxe per voi è un prodotto troppo ricco, troppo corposo, che vi lascia la pelle con quella sensazione un po' troppo unta, questa invece è una soluzione secondo me perfetta perché è una crema appunto che risulta più ricca e corposa, ma si assorbe molto molto meglio rispetto a quella di Nuxe, rimane meno presente sulla pelle, un po' più leggera, per quanto veramente anche questa lasci la pelle morbidissima.
In pieno inverno, adesso nelle giornate in cui mi sento la pelle più secca, la posso utilizzare anche al mattino, anche come base pre-makeup, perché veramente mi idrata a fondo la pelle, però è perfetta anche per la sera, veramente fantastica, mi piace da matti perché è appunto una soluzione ottima con la pelle secca in inverno senza avere un prodotto troppo troppo grasso sulla Per le pelle. imperfezioni ho terminato di Mario Badescu la pasta, che era un ottimo prodotto, funzionava molto bene la crema secca, che era proprio una pasta bianca. L'unica cosa è che lo potevo utilizzare solo la sera e magari anche in estate mi lasciava la pelle un po' anche qui grassa, un ticcio, perché è molto molto corposo come prodotto, è anche una pasta difficile un po' da stendere. Funzionava bene, però la texture non era delle migliori. Al mattino, prima del make-up, non potevo truccarmi. Invece lo spot treatment di Beomi è fantastico. Da questo punto di vista, purtroppo l'ho quasi terminato perché è proprio un gel che si assorbe immediatamente, quindi è perfetto, funziona benissimo e non lascia residuo, patine, unte sulla pelle. Terminiamo con le labbra velocemente. Scrub di MAC, lo scrub che sto utilizzando per me è ad oggi il miglior scrub labbra che abbia provato, anche qui ormai addirittura d'arrivo, però proprio questa texture, a parte la profumazione piacevolissima, proprio piacevole da andare ad applicare. E poi ha questi granelli molto piccoli ma fitti, fanno benissimo il loro lavoro. Terminato questo, da provare quello di Mulac. Maschera labbra, questa di Clio Makeup. Questo inverno è il mio salvavita, veramente. Io la amo follemente. Questa maschera labbra mi piace da impazzire, veramente da impazzire. Ha questa profumazione che non so, non ha un profumo particolare, ma è piacevole, ha questa texture avvolgente, corposa, ma allo stesso tempo anche qui ha quella giusta consistenza, bella ricca, ma non fastidiosa, non ne basta, non ne serve tantissima, e lascia proprio le labbra morbide, distese, senza pellicine. L'applico la sera, la mattina, le mie labbra sono veramente risanate, fantastiche. E per quando ho estreme secchezze, naso, cose simili, raffreddori, io ricorro sempre all'Anolips Multipurpose Super Balm. Ho provato quella versione del Coco, questa classica, tutte fantastiche, ottima. Questa veramente, ve l'ho detto, il mio salva raffreddore quando mi arrosso tutto nella zona del naso, speriamo di non averne bisogno a breve. E per finire, sto utilizzando anche questo lip serum per le labbra a base di pesca, è carino, di Essence. Diciamo che per quello che costa è un prodotto carino, non vi risana le labbra come una maschera di Clio ovviamente, però anche al mattino da applicare è un prodotto che non mi dispiace, ha questo pennellino e lascia le labbra lucide, un po' più morbide, un po' più idratate, insomma, piacevole da usare. Direi che con questo ho terminato la mia panoramica totale. Penso di non aver dimenticato nulla, a parte magari gloss, altri balsami labbra, cose varie che vado a utilizzare sempre per le labbra. Non ho parlato dei prodotti capelli e non ho messo le maschere perché quelle poi le vario, tranne vabbè quella di Sephora Collection, la vitamina C che ho in utilizzo, poi le varie maschere in tessuto, ciò che ve ne parlo man mano. Però ecco, direi che la panoramica essenziale di tutto quello che non utilizzo al momento ve l'ho fatta. E niente, quindi fatemi sapere ovviamente se il video vi è piaciuto, se volete poi vedere gli aggiornamenti sui prodotti che poi andrò a sostituire e a utilizzare. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!